Seguire l'esempio della Toscana, che ha assunto i 2.000 dipendenti delle province di sua appartenenza che rischiavano di restare a casa in seguito alla riforma del Delrio. E quanto chiedono alla Regione Puglia i consiglieri regionali di Forza Italia, Mazzei, Aloisi, Congedo e Barba, accogliendo così il grido d'allarme del presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, a dichiarare l'esaurimento entro il prossimo luglio delle risorse per pagare gli stipendi ai 630 dipendenti di Palazzo dei Celestini, ora retribuiti tutti. Nonostante le funzioni assegnate alla provincia riguardino solo la viabilità, l'edilizia scolastica e una parte del settore ambiente. Da qui l'invito alla Regione Puglia per un'immediata definizione delle competenze, stabilendo da subito la data della nuova attribuzione, nonché l'attuazione del comma 429 della legge di stabilità in ordine al finanziamento dei centri per l'impiego a valere sui fondi comunitari, con la richiesta al Governo centrale di adottare provvedimenti che prevedano in maniera dettagliata e obbligatoria l'utilizzazione di risorse destinate alle future assunzioni, finalizzandole alla mobilità dei dipendenti provinciali. Riteniamo che la Regione Puglia non possa rimanere ferma e lasciare tante famiglie nel disagio e nell'attesa. Bisogna scegliere immediatamente cosa fare: o dare i servizi alle province e quindi le relative risorse, o decidere di assumersi la responsabilità appieno, come sta facendo la Regione Toscana.